Emigrazione, un fenomeno che la Calabria conosce bene e che va avanti da 2 secoli. Questo pomeriggio se ne è discusso al Museo Comunale di Praia a Mare nel corso della presentazione del libro Calabria Migrante, una ricerca storica curata da Vittorio Cappelli, docente di storia contemporanea all'Unical di Cosenza, Pantaleone Sergi, docente di storia del giornalismo all'Unical, e Giuseppe Masi. L'evento è stato organizzato dall'UNITER, l'Università della Terza Età. Siamo qui a Praia Mare a illustrare i risultati di un lavoro che ha voluto in qualche maniera fotografare tutti gli studi, i migliori lavori disponibili su questa vicenda plurisecolare. È un po' una fotografia dello stato attuale della ricerca che riguarda sia le migrazioni più antiche, pionieristiche nell'America che quelle più recenti, osservandole da diversi punti di vista, da un punto di vista economico, culturale, sociale, psicologico, letterario anche. Un fenomeno altalenante, quello della migrazione, onnipresente nella storia del popolo calabrese. È cambiata l'immagine però dell'emigrazione, mentre una volta classicamente si dice si partiva con la valigia di cartone legata con lo spago, oppure addirittura con la bisaccia nell'Ottocento, oggi si parte in aereo e si parte con titolo di studio che certamente gli emigrati della prima ora, che erano soprattutto emigrati proletari, non avevano assolutamente. Quale messaggio volete lanciare, oltre che accademico? E il messaggio che vogliamo lanciare è questo, che è un problema con cui bisogna confrontarci. Noi l'abbiamo trattato in chiave storica, sociologica e di altro tipo, ma chiaramente è un problema che oggi si ripropone in termini diversi, se vogliamo opposti, perché le correnti emigratorie che portarono i calabresi fuori dalla Calabria per 200 anni, oggi ce li troviamo invece nel verso contrario e la Calabria si trova ad essere terra di immigrazione, quando un tempo è stata terra classica di immigrazione. Se pensiamo che partivano da 60-100 mila calabresi all'anno e per tanto tempo possiamo capire che cos'è stato questa alluvione migratoria. Tanti i contributi presenti nel libro, di particolare interesse quello della ricercatrice Francesca Damante, che si occupa del fenomeno emigratorio dei verbicaresi verso San Paolo del Brasile, avvenuto negli anni 50 dello scorso secolo. Ho cercato di mettere a fuoco la dimensione psicodinamica di questa esperienza, quindi che cosa comporta da un punto di vista psichico questa esperienza, questo fenomeno, ma soprattutto questo evento, che è un evento non solo di carattere sociale, economico, demografico, storico, ma anche e soprattutto un evento di carattere, personale, che comporta dei rimaneggiamenti dell'identità.